disse Fabio. Mi raccomando, non dica a Fabio che mi ha parlato di queste cose, però, Claudia. No, 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 per carità, zitta come una morta, sto io. Beh, mo me ne vado che devo fare le pulizie. Che cosa vuole? Gli uomini sono tutti uguali, eh? Non cambieranno mai. Mai. Tutta la stessa razza sono. È vero. Mio marito non ha pianto che letto. Buonanotte, suonatore. No! Buongiorno, Claudia. Buongiorno, ciao, signor Fabio. Ciao. Buongiorno. Scottino. Quando abbiamo lavorato oggi, signor Fabio? Si intuisce, Fabio, ma... arrivando da fuori si intuisce. Beh, mo' vado a pulire il bagno, che sennò qua si fa tardi. Senti, signor Fabio, mi tolgo una curiosità. Ma come mai lei non vuole fare l'amor sopra il tavolo della cucina con Michelle? Le farebbe tanto piacere, ma tanto, tanto piacere. Ci pensi, eh? Allora? Non sapevo con chi confidarmi, amore, non ho neanche un'amica. Sì, va bene. Dai, amore, non, non ridere, non ti tieni in bocca uno spillo, amore, Michelle, non si può. Ma cosa sarà mai? Sarà dai. Che allora adesso. Allora, visto che ci che tieni, puliamo il tavolino e facciamo una cosina che cosa? Ci tieni tanto. Ma stai scherzando? C'è no. Claudia di là. Appunto, sai com'è contenta? Sai com'è contenta? Fabio! Ci tiene anche lei, vedo che ci tiene anche lei. Fabio! Ma Fabio, bussa niente, via, dai, vai via, via le mutande. Cosa fa il mio Cece Cenerentolo? Cosa fa? Lavo i bicchieri. E perché non usi la lavastoviglie? Quante volte te lo devo dire che i bicchieri vanno lavati a mano? È una questione di igiene, scusa. La gente ci appoggia le labbra, la saliva e la lingua. Senti, te ne frego uno allora. No, l'ho appena lavato. Appunto, l'hai lavato e pulito, lo inauguriamo. E poi se ti pesa lavarli, falli lavare alla signora. L'abbiamo presa apposta. No, preferisco lavarli io. Ecco dov'era. Meno male, non la trovavo più. Cosa? La spugnetta. Questa io la uso sempre per pulire il water. Mo' vado a dare una risciacquatina a bidet. Ce la riporto subito, eh. La uso per pulire il water, capito? Claudia, cosa sta facendo? Lava i piatti, abbiamo le lavastoviglie. No. Sì, lo so, ma mica c'entravano dentro tutti questi piatti. Io alle 5 in mudo me ne vado, eh. Ho capito, ma a me non sembrava che ci fossero così tanti piatti sul tavolo, sinceramente. Sul tavolo no, ma guardi dentro al forno, guardi. Fabio? Secondo te che elettrodomestico è questo qua? Questo è la lavastoviglie, il forno. Forno. E che cosa deve fare adesso il mio amore? Semplicissimo, devo portare le cose che inavvertitamente ho messo nel forno e darle alla signora qui. Ma che bravo il mio omino di casa! Mela. Scattare. Non può aiutare, nessun errore, piccolo. Dai, dai, forza! Io alle 5 me ne devo andare, eh? È un lager però, eh? Forza, forza. Ah, il Padre Eterno però esiste. Spia, sempre a fare la spia. E pepe è il forno. Pepe, pepe, pepe. E che maniera. Vieni, vieni, vieni. Che fai adesso? Prendiamo il carrello, metti i soldi. Ma non serve il carrello, amore. No. Prendiamo il cestino. Dici? Sì. Cestino. Dai. Vieni. Dai Fabio, su! Non potevi prendere un carrello anche tu, dai! Dov'è la mia roba? Che cos'è questa cosa qui? Dov'è la mia spesa? Fabio? Vado a riprendere?
Sì. La vado a riprendere. Senta, signorina. Fabio! Rendale. Scusa. Tardissimo. Via, 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 via tutti che tiro io. Via, via, via tutti. Via. Oh, calma. Che faccio? Tiro. Che cosa? È un sogno che ho sempre avuto di tirare. Ma non esiste proprio. E poi che è qua? Immondizia. Magari è stata messa tutta insieme, è vero? Certo, immondizia. Già. Bravo, bravo. E invece bravo. No. Non andiamo proprio bene. Perché? Secondo voi perché ci stanno tutti questi bidoni colorati? Come mai? La botta di vita, l'amministrazione ha voluto. Un po' grigio il quartiere. Ah, ho capito. E invece no. No, guardi, lei ha ragione. Però questo lavoro qui di solito lo fa la mia fidanzata. Siccome non c'è, non lo c'è. Faccio io, fretta, lavoro, sono commercialista. E insomma, chiudiamo un occhio. No, non chiudiamo nessun occhio, anche perché c'è da fare la raccolta differenziata. Sì. I bidoni sono colorati perché in un colore ci vanno i metalli, in un altro ci va la carta e via dicendo. Lei non può mischiare nessun paesano e cose. Terza generazione io, Ma mi fa proprio piacere. Campano. Sì, mio trisnonno era proprio sindaco di Napoli, pensi un po', lei è di Napoli. Sì, io sono di Napoli, ma questo ma fra di noi c'è la mozzarella, il mandolino, la pizza, la caccavella. Bene. Basta, che siamo, al festival di piedi grutta qua. La spazzatura, o lei fa la raccolta differenziata oppure io non la prendo. Okay. La lascia qua. Giusto. Oppure se la riporta a casa, faccia quello che vuole. Va bene. Ha capito? La può fare pure adesso, forte per me non è un problema. Adesso. Sì, va bene. Io vengo domani mattina, non c'è problema. Vedrà che mi metto qui adesso va a separare bene. Tutto. Come vuole lei, arrivederci. Grandissimo. E dimmi, figlia mia, quando è che Fabio si deciderà a darti un figlio? Strano, mamma, che me ne parli proprio adesso, perché... Perché? Ho avuto un certo ritardo. Oh, Michel, come sei contenta! Finalmente divento nonna! Schwarze Großmutter! A parte il fatto che non me ne avevi parlato, ma di quanto è questo ritardo? Che ore sono, amore? Mezzogiorno e mezzo, cosa c'entra adesso? E dovevo venirmi stamattina alle 8. Ah, beh. Allora sì, prepariamo i vestitini, mi raccomando, eh. In ogni caso, se sei incinta, spero tanto che non sia maschio. Perché? Ma per via della genetica. Perché se è maschio, ci sono più probabilità che prenda dal padre. Ma e poi se sarà una bambina, mi raccomando, dovete chiamarla come me. Ah, certo, una bellissima idea, non ci avevo pensato. Anche se la vecchia mi sembra un po' forte per una Fabio. Bimba. Anche Befana mi sembra un po'... La vuoi piantare? Però magari piace, va a capire. No. E dimmi un po', hai cominciato le pulizie di primavera? Chi ce l'ha il tempo, mamma? Ma se non metti ordine nell'armadio non puoi mettere ordine nella tua testa, figlia mia? Adesso non è che metto tutte le mutande in ordine alfabetico. Ma io non ti ho certo tirata su in questo modo, benedetta figliola! No. Tutte le mie cose sono al posto giusto! Mamma... Fabio! Sì? Perdonami, ma mia figlia non ha preso niente da me. Ma io sto con sua figlia non perché è così ordinata, eh. E allora perché? Perché è porcellina. Oh, Fabio. È maialina. Fabio! È bacchettina sporcaccina. Ma in voce! Lascia fare. Allora, ieri sera sono tornato a casa sua figlia, tutta. Sto leggendo, dai. E dimmi un po', figlia mia, che fine ha fatto quel tuo ex fidanzato? E Maurizio, quel bello ragazzo. Fa il missionario nello Zimbabwe. Ma dai. Lui sì che mi piaceva, eravate così una bella coppia. Mi piace. Ma per favore. E quell'altro, quello così bravo, Leonardo, cosa fa? Cosa fa? È nella legione straniera. No. Si è arruolato, signora, è partito. E quello così compito, Franco, che mi chiamava sempre per il mio compleanno. Mamma, Pitte. Ma sai se è la nuova fidanzata? No, ha cambiato sesso, vive a Pordenone con un camionista. E la sera ogni tanto per arrotondare patapam. Fabio! Sì,
Signora, allora ragioniamo un attimo. Uno è partito per lo Zimbabwe, uno si è arruolato nella legione straniera, uno ha cambiato sesso. Lei delle domande non se le fa, no? Non pensa che sia qualcosa, forse anche colpa sua, no? Poi un domani, magari, se dovesse diventare serial killer, non ve la prendete con me. Adesso, okay? Fabio, tragedia quest'oggi in una squalida casetta di campagna. Una anziana signora, che per comodità chiameremo la vecchia, Fabio! È stata uccisa a colpi di coltello in un lago di sangue. Ammazzo, vecchia! Il cane della prateria! Amore! Si prendete in posta! Uscire! Cosa è successo? Ma come, cosa è successo? È finita l'acqua calda ancora! Vabbè, cosa c'entro io? E cosa c'entra? Hai fatto un bagno di un'ora e mezza, una doccia di mezz'ora per forza! Lo sai che il bagno mi serve per rilassarmi, la doccia per lavarmi. E poi ti ho anche lavato la maglietta, amore. Sì, e adesso io come faccio? Sono tutto insaponato con lo shampoo! E ti sciacqui con l'acqua fredda, amore! No, mi voglio sciacquare con l'acqua calda, se permetti! Dai, lo sapevi che nel Medioevo si... Non siamo nel Medioevo, Michel! Dai, su, non sapevo che fossi così delicato, amore! E comunque l'acqua fredda per i delicati va benissimo! Non dovresti ritirarti! Che zibulino! Smettila, smettila! A te non dà fastidio l'acqua fredda, scusa, eh? Anzi, fa bene alla pelle, ai tessuti, fa bene alla circolazione del sangue, capito? È una cosa che funziona molto bene, dovresti farla più spesso, bisogna fare la... Amore, non ti sento! Dicevo che fare la doccia calda prima e poi fredda è una cosa che... Non ti sento, Michelle! Cosa stai dicendo? Dicevo che fare la doccia calda prima... Buongiorno. Cal, stop. Che? Allora non avete capito proprio niente. Perché? Che vi ho spiegato l'altra volta? Di differenziare. Bravo. Io ho differenziato. Sì, messo... sì, bravo. Sì. Innanzitutto l'errore sta a monte. Cioè? I sacchetti devono essere trasparenti, così si vede la munnezzina dentro. Sono trasparenti questi sacchetti? Beh, un pochino. Beh, no. Apra. Plastica e metallo insieme. Mamma mia, Luca. Ma lei non deve pensare. Pure perché mi sa che tenete un po' la capa tosta. Toglietemi una curiosità, ma voi che lavoro fate? Disoccupati. Allora, stia nel suo. Stia nel suo, capito? Io sono commercialista, laureato, dottore, con 96 a Macerata. E lei è spazzino, quindi muto. Innanzitutto io sono operatore ecologico. È uguale. E la munnezza non la voglio togliere questa mattina. Io me frega. E chi se ne frega? E chi se ne frega? Quell'uomo? E quell'uomo arancione? Ma dove sarà questo tonno, che non lo troviamo? Eccolo qua, pronti, tonno. Leggi l'etichetta? Ecco, lo sapevo, leggi. Che? Pescato nell'Oceano Pacifico. Vedi? Allora? E allora? Là i tonni nuotano sotto i banchi di delfini, tesoro. I pescatori gettano le reti, catturano i delfini, anche i tonni, li ammazzano tutti, non lo sapevi? No. Vorrei mica mangiare i delfini. No, quindi? Quindi questo non si mangia. Non si mangia. Questo ora che bellino, Di che colore è? Blu. Ecco, blu. L'inchiostro blu, lo sanno tutti, fa aumentare il buco dell'ozono. Anche i bambini a scuola lo sanno. Non sia mai che facciamo danni al sistema. Oh, trovato. Allora, confezione in materiale riciclato. Qui usano proprio i vetri rotti delle macchine rubate per rifare la... Guarda, vedi? Questo è allevato. Tra l'altro è un tipo di tonno nipponico che ama il gesto estremo. Si butta lui nelle braccia del pescatore. Quindi è un colpo qua che mi piace. E poi, fra l'altro, vediamo, Amnesty International sa tutto e approva. C'è anche la faccia dell'omino che ride, vedi? Oh, fantastico! 6 euro! Ma sei matto? Per una scatola di tonno non se ne parla neanche. Vai, mamma, che bellino questo qua con l'inchiostro blu! Vieni, amore! Scusa, e il buco nell'ozono? Amore! Guarda, amore! Che? Hanno aperto un'altra cassa! Non c'è nessuno! Dai, vuota, vai, piano vai, piano! Piano, 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 guarda, piano, piano,
Non si fa così. Non si fa. Hai capito? No. Si va piano al supermercato. Scusi, signore. Okay. È stata lei che ha insistito. Non si fa. Fabio! Ho detto non si fa. Non si fa, infatti. Buona giornata, signore. Altrettanto. Prego. Piacere. Grazie mille, Prego. Grandi ragazzi, che magari vi... Buona giornata. Buona giornata. Andiamo. Anche piegarli, ti do una mano. No. Ah, stai scherzando? Io ho fatto la lavatrice, tolgo i panni. Che cosa hai fatto? Una fatalità, amore. Hai messo Mr. Fred in lavatrice? Una tragica fatalità. Tu lo sai che l'ha fatto anche mia madre, vero? Lo so, e di questo mi scuso. È la storia che si ripete? Però pulito, se guardalo. Guardi. È la manopola. Ma se che si accanisci contro di me? Se tu la manopola non la sai. Ma togli la mano! Tu sei sempre stato geloso di Mr. Fred. Cosa dici? L'hai sempre visto come un rivale. Ma no. L'hai sempre stato un po' complesso, sì, questa è la complesso verità. Complesso dell'orso yogi. Il complesso dell'orso yogi, Michelle, dai. Ci sei cascato? Sì. Era uno scherzo. Eh sì. Mi sembrava uno scherzo. Era una roba pidocchiosa così, adesso mi sembra esagerato, no? Sì, vuoi che ne compriamo un altro? Ne compro un altro? No. Lo butto via? No, amore, no, vai, non ti preoccupare, faccio i panni qua. Perché mi viene mai fregato. Senza rancore, Senza rancore. Vai. Mamma, sai che Fabio e io pensavamo di fare un bel viaggio? Ah sì? E quanto state via? Una settimana. Oh, una settimana sola. Povera figlia mia. T'aiuto? Ma no, lascia. Sono ancora in grado di camminare da sola. Chissà per quanto. Oh, io non faccio una vacanza da un'eternità. Da quando è morto il tuo povero papi. Amore, hai sentito? Mi dispiace. Portiamola con noi. Ma sei cretina, portiamo la vecchia in vacanza con noi, che poi si attacca. Ecco qua. Ho fatto una bellissima crostata di fragole. Ma mamma, ma perché? Dai, sai benissimo che Fabio è allergico alle fragole. Oh, oh. Sono 6 anni che sa che sono allergico alle fragole. Faceva prima farmi una torta con la varechina. Col diserbante me la faccia st'altra volta. Michelle, ancora un pezzo di crostata. Grazie, ormai siamo in due, mamma. Grazie, amore. Scusa, Michelle, come fai a essere così sicura di essere incinta? Madonna, queste cose le sente, amore. Ancora un po' di caffè. Mamma, stai scherzando? Il caffè? C'è il rischio delle malformazioni, Che? Ho bevuto la grappa. Ma dai, su. Ho la nausea. Oh, che bello! Ho la nausea! Scusate, Michelle, scusa, dammi la mano un attimo. Pazzesco! Fabio, per favore. Può fare un caffè? Dai! La nausea prende, quando prende, prende. Smettila! Il cane della prateria ancora ti prende e ti porta via. Lontano! È lui che lascia la sua scia. Michelle, spostati da lì. Perché? Ma stai tutta nuda a darti la crema con la finestra aperta. Un gelosone, amore. Ma non c'è nessuno qui di fronte. L'unica cosa che c'è è la finestra della vicina. Vabbè, ho capito, però... Vai, vado a cambiarmi, Sì. Già. Oh,
Eccoci qua. Fabio, volevo... Che? Cosa stai facendo? Andiamo, no? Fabio, no, 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 no. Pronti? Fabio! Pronti, cosa stai... Fabio! Le prime 3 ore e mezza bene, l'ultima ora e mezza è calato un po' di ritmo, dico la verità. Ma sei ignorante. Dai, buon che andiamo, dai. Dove vai? Come dove vado? A casa, poi escono tutti, troviamo tutto in casa. Fagli l'intervallo. No! 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 Vieni qua. Dio. Dai, non far... Tanto l'abbiamo capita la trama, dai. Fallo. Pienone, hai fatto bene a prenotare con 2 settimane d'anticipo, brava, brava. Sì, vabbè, Marco mi ha detto che è uno spettacolo un po' ermetico, ma molto intenso, eh. Come me il l'ha suo detto. Cervello, poi no. Guarda il titolo, Placenta, boh. È teatro d'avanguardia, guarda che noi non ci interessiamo abbastanza a queste forme di teatro, amore. Spargiamo la voce, perché per il momento siamo interessati in 3, sono più loro sul palco che noi in sala, non so. Aspetta, aspetta, amore, così ti leggo le note di regia e entriamo nell'atmosfera, eh. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora, la vita è uno schifo. La speranza è morta. In questo spettacolo vi racconteremo l'incubo in cui tutti noi siamo imprigionati. Distruggere tutto, ritornare alle origini, soffocare nella placenta. Siamo tormentati dalla voglia di vomitare. Bene. Bene. No! Che? Ho dimenticato di pagare il parcheggio. Ma sei matto, il parcheggio l'ho pagato subito, ti arrestano. Vabbè, vado no, io, bisogna... No, andiamo insieme, che c'ho gli spicci. Dai, veloce. Scusate? Sì? Io sarei il regista. Dopo tornate, vero? Certo. Sì, sì, sì. Pronti, sì. Arriviamo un attimo. Grazie. Via! Amore. Baghino. Michelle, dai! Ciao! Ciao! Sei il signor Fabio, ce le devo mettere io a posto le riviste del suo studio. Sì, brava. Faccia 3 pile precise, perché ci tengo. Automobili, lavoro, computer, precise. No, quelle le ho già messe a posto. Mi sto riferendo a quelle sotto la scrivania. Dentro al cassetto. No, no, quelle vanno bene. Lasci in vista. Fagli mettere a posto, amore, no, su. No, ma guarda che non ci vuole niente. Va bene, va bene. Ma io non ci metto niente a separare i fumetti dalle riviste pornografiche. Oh! Che oppala, ha suonato, sentito? No, vieni qua. scappo, ma non ho niente da nascondere! Scappo, ma non ho niente da nascondere! Vieni qua! No, Claudia, dovrebbe prendere lo straccio e sfregare bene, perché sennò questa lampada non diventa più lucida, perché è opaca, capisce? Senti, piace il signor, sono 15 anni che faccio sto lavoro, eh. Amore, la lasci in pace. Sì. È il suo lavoro, non il tuo, smettila, dai. Mi stavo dando una piccola indicazione, amore. Ma lo sa fare benissimo, dai, lo sai, te l'ha detto anche lei, è il suo lavoro. Tu sei troppo ansiosa, Michelle, troppo. Veramente? Sì, troppo, no, ansiosa. Dici? Sì, certo. Però io ti amo lo stesso, eh, ma non poco, tanto, amore. Ma tante. Baghino, ma quanto? Molto. Quantifica? 16. No. Si avvicinano le labbra, si apre bene bene la bocca, poi si esce fuori la lingua e si fa girare come quando fai una centrifuga, insomma.
Scusi, lei non stava pulendo la lampada, a parte che c'è tutto in giro della roba, però... Vediamo. Ma... Oh, ma vediamo che... Soffocami, strangolami per liberarmi, stringi il mio collo! Io spero che muoia, perché altrimenti vado su l'ammazzo con le mie mani. Sai cosa odio del teatro sperimentale? Voglio vivere! Sento che la mia aquila interiore vuole aprire le sue grandi, grandissime ali! Come scoppia il vulcano delle mie vene! Come scorre il mio sangue che non dà l'universo! Via queste vestigia! Via questi stracci inutili! Nuda! Sai cosa odio del teatro sperimentale? Che le attrici spogliano senza motivo! Adesso sì che comincio a capire il senso. Fabio! No! Fabio! Smettila di guardare! Chef! Fabio! Che schifo! Smettila! Ho pagato, va bene, ho pagato! Maiale! No, smettila. Guarda! Guarda cosa fa! Guarda! Guarda adesso! Fa schifo! Cos'hai detto? Mi fa schifo! Lo spettacolo! Cosa? Mi fa schifo! L'idea di andare a casa! Perché è bellissimo! Spettacolo bellissimo proprio! Argomento importantissimo. Allora, bisogna conoscerlo bene alla perfezione per poterlo cucinare al meglio. E soprattutto il forno. Allora, attenzione, a proposito delle seppioline, cosa che mi ha detto? Come si fa in modo che non esce ripieno da dentro? Lo so, bisogna saperle cucire con un pochino di filo, giusto? Quanti cucchiai di riso ci vanno dentro? Sei cucchiai? Sì, cucchiai. Sì, allora, adesso professore, sì? Fabio mi sta dando molto fastidio. Beh, ma c'hai qualche problema te? No, sa cosa, professor Hermes, professor Hermes. Non sto bene, professor Hermes, professor, posso andare in bagno, professore? Sì, vai, scusi. Vai pure. Vai. Vai. Beh, ma chi è stato? Ma chi è stato? Dio, mi date tutte le sempre! Povero Michelle, mi dispiace tanto! Te l'avevi fatto bene, ma non ti preoccupare. Lo rifacciamo molto maestro. Meglio. Si sgancia perché ste manine gliele rompo e le metto in forno. E che bei gnocchetti che va. No, non è una cosa che si tira via così. Non ci sono. Non tocca Michelle. La cucina è un fatto di... Pronto? Ciao mamma! Bene tu? Sono alla scuola di cucina! Non posso parlare adesso! Niente, io sto facendo della pasta fatta in casa e Fabio degli gnocchetti filanti. Sì, quelli ai quattro formaggi. Lo so che è una tua specialità. Sì, te lo passo, aspetta, è contentissimo. Per cui se date retta a me, io sicuramente vi faccio. Signora, salve! Sì, gnocchetti. Sì, stanno venendo bene. No, bene, benissimo. Sì, non si preoccupi, li faccio con i segreti, quelli che non sa nessuno, arrivederci. Non fare i cafoni con mia madre, eh? Sì, signora, ho tagliato, certo, non più di 2 centimetri, certo, col dito, ho fatto tutto, va bene, arrivederci. Tempo di cottura un attimo. Scusi, eh? Sì. Tempo di cottura dei gnocchi? Quando vengono a galla. Quando vengono a galla, arrivederci. Un attimo. Senta, quanti grammi di grana ci vogliono qua? 4 persone, 100 grammi, non si sa. Per 4 persone, 100 grammi. Sì, sono sicuro perché l'ho chiesto lo chef. Se non lo sa lui. No, gliel'ho chiesto lo... Signor... Ah, vuol parlare con lui. Va bene, un attimo. Vuol parlare con lo chef. Adesso io scommetto 20 euro. La manda quel paese, guarda, eh. Va, guarda che lo chef è un signore, non so come te. Scusi. Ci sarebbe mia suocera, vorrebbe parlare con lei. Una persona squisitissima. Sì, ecco. Sì. Signora, buonasera, salve, che piacere, sono Hermes Lazzarini, lo chef. Sì, signora. No, certo. Monò, le assicuro che negli gnocchi per 4 persone vanno 100 grammi di parmigiano. Non può sbagliare, è una regola fissa. No, no, assolutamente, signora.
Signora, faccio questo lavoro da 35 anni, ma secondo lei ne sa più lei di me che lei... Ma cosa sta dicendo? Ma come si permette? Ma guardi, ma si sta sbagliando? Ma come? Ma chi se ne frega del suo pranzo di Pasqua? Ma lasci perdere, ma chi se ne frega? Signora, vada a cagare. Bene, 20 euro. Amore, ti dispiace rispondere al telefono? Dai, baghina, per favore, su. Michelle, mettono giù, ecco. Allora, cos'è? Cosa guardi? Cosa c'è? C'è un ragno lassù. So che c'è un ragno, è lì da 3 giorni. Però non è un buon motivo per non rispondere al telefono e star lì a farsi prendere dall'apatia. Lo sai che mi fanno schifo i ragni? Ancora questa storia. Allora, l'uomo e il ragno vivono in simbiosi da sempre. Il ragno è proprio... Penso che una divinità, Aracne, era stata proprio mitologica, era stata... Guardami quando ti parlo. Poi l'uomo ragno, è un animale positivo il ragno, e poi ce n'è uno lì. Ah, no! Basta! Smettila! È stato il computer! Ora! Il computer no. L'hai ammazzato? Ci sono forti probabilità che io l'abbia ammazzato, sì. Fai vedere? Sì. Questa ragnatela, mamma mia. Certo che ne deve vedere di cose strane nelle varie case dove lavora, Claudia? Può dirlo forte, altro che, signora mia. Certe volte io vedo cose molto, molto personali che manco ci posso raccontare. Ma va? È una donna di servizio, è come un avvocato. Deve saper mantenere il segreto professionale. La discrezione. Importante, amore? Molto importante, importantissima, fondamentale. Non scherziamo su questi argomenti, Sì, perché un segreto, se lo racconti non è più un segreto, non è più giusto? Un segreto, giusto, brava, certo. Brava. Beh, è vero che ogni tanto qualcosina si può raccontare. No. La prego, non Claudia, posso. La prego. Michelle! Non ti mischiare, la prego, solo uno. E vabbè, va. In effetti ho un cliente. Famoso? No, è uno che vive con una brava ragazza, ma non l'ha ancora sposata. Ah sì? Mm-hmm. E che fa? Butta la cenere sotto al tappeto. Che schifo! Sì, e quando va in bagno, quando fa la pipì, mica alza la tavoletta. No! Allora, la piantate? La piantate? A parte che non sono cose così gravi. Ah no, non sono gravi? No. Ma smettila, continui Claudia, continui. Sì, e poi quando la fidanzata esce, lo sa che cosa fa? Cosa fa? S'azzecca il telefono e comincia a chiamare tutte le femmine. Oh. Ah! Michelle, ma sei scemo! Aia! 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 Io quando esco di casa? Ai! Cosa subisco, fai? Ma non ho niente da nascondere! No! Ai! Lei è licenziata, è fuori! Aia, Michelle! Ah! No! No! No, e poi io... Signora Claudia, resta qui con me perché questa cosa la dobbiamo affrontare insieme. Vorrei vedere, importante. Vorrei vedere, adesso mi sente. Sì, che c'è? Senta, guardi, io non pensavo di dover arrivare a tanto. No. Sono anche molto imbarazzata. Molto. Però non sono per niente contenta di come ha pulito mercoledì scorso. Per niente. No. No. Allora, nello specchio del bagno era pieno di schizzi di dentifricio e acqua. Dappertutto, dentifricio. Qua in salotto uno schifo, pieno di disordine, maglie dappertutto, polvere. Non ne parliamo neanche. Poi doveva vedere la cucina, il tavolo della cucina pieno di briciole. Latte, dappertutto, cioè, non latte. Deve essere una minaccia, ma no. Se continua così, sono costretta ad andare a mandarla a casa, eh? Siamo costretti, Veramente, io la settimana scorsa mica c'ero, stavo in ferie. Infatti, ecco perché... comunque noi... Ci troviamo benissimo. Benissimo, molto bene. Vero, amore? Molto bene. Oh? Allora, suonato? Sì! Ma forte ha suonato. Non così posso andare? Come no? E buon lavoro!